Una preghiera innovativa che potrete vedere dopo questa breve premessa scritta. Una premessa misteriosa prima dell'insolito invito verso la festa senza fine. In 4 minuti d'attenzione spero possiate capire la profonda frase di un grande santo mariano, ossia: il Santo Rosario senza la meditazione dei misteri è come un corpo morto senza la vita. Ma già che abbiamo la struttura, ossia il solito rosario della tradizione popolare che fanno solitamente le vecchiette in chiesa per capirci, di per sé è una cosa buona. Ma adesso cerchiamo di risuscitare questa preghiera popolare con la parola di Dio, gli insegnamenti della Chiesa e la nostra buona volontà e vedremo la differenza nella nostra vita. Dunque, a voi l'insolito invito verso la festa senza fine. E non è poco, anzi, è la più alta posta in gioco, se ci riflettiamo. Vediamo dunque come andare verso la festa senza fine, a partire da questa preghiera del Santo Rosario meditato, innovativo. Ogni sabato sera, ore 17:15, presso la parrocchia Sant'Angela Merici, Roma. Dopo apparirà anche la mappa per vedere dove trovarci. Aiuto Missione Annus Fidei per richiesta di un vescovo ausiliare di Roma e del parroco locale. Dal Vangelo secondo Matteo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi restaurerò. Meditazioni sul mistero. Caro Gesù, se avessimo smarrito te e il tuo stile di vita, fa che non ti andiamo a cercare chissà dove, ma in primis in quel sacro tempio della tua Chiesa universale. È lì che ti troveremo pienamente. Dagli insegnamenti della Chiesa Cattolica. A proposito di gloria, così dice Sant'Ambrogio: quanto più avremo lottato in questo mondo per obbedire ai precetti del Signore, tanto più saremo beati nella vita futura e tanto maggior gloria guadagneremo. Adesso vi dico una parolina difficile, però non vi spaventate. Nella esortazione apostolica di Benedetto XVI, Verbum Domini numero 56, leggiamo due parole un po' difficili: gesti verbisque, significa gesti e parole, parole e gesti, perché il nostro scopo è imitare Cristo attraverso Maria. Adesso guardate i gesti, con questo gesto potete anche voi riportare tante anime alla comunione, e questo mistero è collegato con l'ultimo, col quinto. Allora Maria dice: fate quello che Gesù vi dirà. Qualcuno ci potrebbe dire: ma che cosa dice Gesù? Perché dice tante cose. Questo fare, Gesù dice: fate questo in memoria di me. Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi, affinché anche noi possiamo sposare come Santa Caterina, come i santi, come dice la Lumen Gentium numero 40 del Concilio Vaticano II, la santità di Gesù, anche noi dobbiamo fare la volontà del Padre. Ma non solo fare la comunione sacramentale, ma una certa comunione di vita, chi al 30, chi al 60 e chi al 100.